Ciao e bentornati su Talk. It's time o'clock. Cominciamo. Chi è appassionato di orologeria sa benissimo che il mondo degli hommage è particolarmente spinoso. Molto spesso causa creazioni di fazioni diverse, fino ad arrivare anche alla scissione di gruppi e magari di amicizie storiche. Scherzi a parte, è sempre molto difficile parlare di hommage senza toccare la sensibilità di qualcuno. Quindi cercherò di essere preciso, ma soprattutto cercherò di dire la mia in maniera consapevole, così come mi ritengo di essere sia nella vita sia nella passione per gli orologi. Per affrontare l'argomento è necessario innanzitutto specificare che cosa si intende con il termine hommage o hommage. Per dirlo alla francese. I progetti hommage nascono ormai quasi 20 anni fa, soprattutto con l'intuizione, se così possiamo dire, di un famoso collezionista asiatico, ovvero Ken Sato, che, come sicuramente tanti di voi sapranno, ebbe l'idea di realizzare personalmente, con un progetto oramai chiuso, una serie di orologi che omaggiassero degli orologi storici, oramai introvabili o comunque inaccessibili a causa dei prezzi raggiunti sul mercato o nelle aste, programmando una serie di lotti di produzione, tra l'altro a tiratura limitata e oggi divenuti oggetto anch'essi di collezionismo, proprio per permettere agli appassionati, e lui per primo, di possedere ed indossare orologi assolutamente inarrivabili. L'idea di Ken Sato non era soltanto quella di omaggiare e quindi riprendere le linee stilistiche di questi segnatempo, ma anche quella di perfezionarli, migliorarli tecnicamente, sfruttando l'avanzamento tecnologico che nel frattempo c'era stato. Parliamo infatti di orologi storici come poteva essere il Rolex Milsub dedicato alla Marina o ancora il Panerai Mare Nostrum, così come tanti altri pezzi della storia orologiera oramai assolutamente inarrivabili. L'idea di Ken Sato, quindi, come avviene anche in tanti altri settori del collezionismo, come possono essere le automobili, era quella romantica di omaggiare orologi assolutamente amati da tutti i collezionisti, così da poterne continuare ad ammirare quelle che erano delle linee stilistiche che avevano fatto la storia degli orologi. L'idea alla base quindi degli hommage, così come sono concepiti anche per fare un esempio pratico dalle linee guida del forum Orologi e Passioni, amatissimo e seguitissimo dai collezionisti italiani, era assolutamente condivisibile e ancora oggi chi vorrebbe ma non può indossare un orologio ormai introvabile che ha fatto la storia, ha la possibilità di farlo attraverso gli hommage che vanno da quelli più economici fino a quelli invece più costosi che hanno particolari ricercatezze e raffinatezze stilistiche e tecniche sicuramente degne delle migliori case orologiere. Ecco allora come nascono gli hommage e qual è il motivo per cui tantissimi collezionisti si avvicinano a questo mondo per la soddisfazione di poter possedere e indossare orologi da sempre amatissimi da tutti. Ecco, descritto allora che cosa sono gli hommage, c'è chiaramente chi si avvicina a questo mondo con interesse e per indossarne alcuni, e c'è chi invece, come me, ma si tratta soltanto di un'opinione personale, non riesce comunque a trovare soddisfazione dall'indossare un hommage di un orologio tanto desiderato, e proprio per questo motivo mi limito appunto a studiare e ad ammirare gli orologi che mi piacerebbe avere in collezione, ma che chiaramente non posso permettermi, sulle riviste o magari nei video di qualche recensione o di qualche fortunato possessore. Ci tengo a precisare subito che non è assolutamente una questione di mero prezzo, di mero costo dell'orologio, anche perché ci sono tantissimi orologi che costano molto meno di un hommage e che, per esempio, apprezzo tantissimo, come
può essere un Tag Heuer Formula 1 a cui sono tantissimo affezionato e che magari vi descriverò e vi farò vedere in un prossimo video. Mettendo quindi da parte il prezzo, il motivo per cui non amo gli hommage e non riesco a sposarne la filosofia è semplicemente quello per cui, se non posso permettermi un pezzo, e non per una questione soltanto di costo, ma perché per esempio potrebbe essere assolutamente introvabile data la rarità, non riuscirei ad indossare al polso una copia, semplicemente perché personalmente non mi lascerebbe soddisfatto. Questo è il mio concetto, è personalissimo e mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate. C'è però da aggiungere anche una parte di quei cosiddetti hommage che personalmente non giustifico, ma che in ogni caso non mi sento di poter giudicare, così come non può farlo nessuno. Ovvero quegli hommage che non omaggiano pezzi storici, ma si limitano invece a imitare pezzi assolutamente contemporanei e che si possono trovare normalmente in vendita, magari alcune volte anche con un po' di sconto. Faccio l'esempio del Panerai Luminor Marina o magari di un Omega Speedmaster di relativa semplice reperibilità. Ecco, questo mondo particolare degli hommage, come dicevo, non mi darebbe alcuna soddisfazione, così come non mi dà soddisfazione neanche un hommage che richiama le linee di orologi assolutamente introvabili. Ripeto, è un'opinione del tutto personale che viene poi smentita chiaramente da tantissimi collezionisti che non ritengo assolutamente di poter giudicare, perché ognuno vive la propria passione come meglio crede e allo stesso modo spende i propri soldi, ma che personalmente non condivido. Vi invito a dirmi che cosa pensate degli hommage qui sotto nei commenti, così magari da aprire una discussione costruttiva. Di questa particolare seconda categoria di hommage, cioè quelli che riprendono le linee di orologi tuttora in produzione, poi chiaramente ci sono tantissime varianti che vanno dagli orologi cinesi più economici, addirittura che sfiorano i 70 euro, fino invece a degli orologi molto tecnici e ben costruiti, come può essere Steinhardt, casa tedesca orologiera conosciuta praticamente da tutti, e che riprende, seppure con delle modifiche e molto spesso anche con delle migliorie, delle linee stilistiche di orologi, come dicevamo, attualmente in produzione, ma che a volte, magari per il costo o anche soltanto per convinzione personale, come molto spesso capita per chi non ama o non apprezza in particolar modo Rolex, non possono essere acquistati. Sebbene, devo aprire una parentesi sul fatto che non vedo come sia possibile indossare un orologio che riprende le linee Rolex pur odiando poi la casa coronata. Abbiamo allora visto cosa sono e come nascono gli hommage, qual è la loro filosofia, possiamo dire romantica, alla loro base e ormai sposata e condivisa da gran parte dei collezionisti, seppure poi questi, come dicevamo, si dividono tra chi gli hommage li acquista e chi invece non ne trarrebbe soddisfazione, come il sottoscritto. E c'è poi quella seconda categoria di hommage, così chiamati, sebbene sinceramente non ne condivido granché il termine, proprio perché si discosta completamente da quella che era la filosofia originale di Kensato, ad esempio, e che riprendono linee stilistiche di orologi tuttora in produzione. Ebbene, si può condividere o meno, ma anche questo è collezionismo, anche questa è sicuramente passione. Quindi, ancora una volta, vi invito ad aprire una discussione costruttiva qui nei commenti e mi farebbe piacere confrontarmi con voi. Io nel frattempo vi ringrazio come sempre per essere stati con me, vi invito ad iscrivervi al canale e a mettere un mi piace al video se gli argomenti sono di vostro interesse, mentre noi ci rivediamo qui in una prossima puntata su Talk. It's time o'clock. Ciao!